comunque con tutto questo plexi, queste mascherine. Però dai, dobbiamo essere veramente positivi e tornare a fare una vita normale, che l'economia riparta in tutto come prima. Si riparte e si prova a ritrovare la normalità anche al Valdichiana Outlet Village. Ci sono tutte le indicazioni, tutti i negozi, circa 140, si sono ovviamente adeguati alla normativa. Ci sono grandi aspettative affinché anche questo tipo di economia possa presto ripartire. Riapriamo nella ricerca di una nuova normalità. E già l'apertura è un segnale importante, lo facciamo rispettando il distanziamento sociale attraverso dei bolli che mettiamo a terra e che indicano la distanza da rispettare nel fare una coda o prima di entrare in un negozio. Lo facciamo con tutta una serie di cartelli, di informative agli ingressi sui comportamenti più idonei da dover seguire. Lo facciamo attraverso dei dispositivi che distribuiscono sostanze idroalcoliche, quindi la possibilità di continuare a igienizzarsi le mani durante la visita. Lo facciamo anche addirittura inserendo dei semafori che indicano l'affollamento delle nostre toilette e quindi danno l'input a entrare o meno all'interno dei nostri servizi igienici. Siamo in un negozio di abbigliamento, quindi se io mi provo un vostro capo, che cosa succede? Allora, lei dopo che ha provato lascia i capi a noi, quelli che ovviamente non vengono acquistati vengono sanificati capo per capo, sia con dei spray igienizzanti che con una vaporella, e poi portati in magazzino e tenuti per 48 ore isolati. No, bisogna essere ottimisti e crederci che tutto vada a migliorare piano piano, ma sicuramente ci vorrà del tempo.